Crisi e salute, anche i toscani cambiano abitudini, alcune in meglio, altre in peggio, secondo una ricerca condotta dall'Agenzia Regionale della Sanità e presentata dall'assessore Luigi Marroni. Prima di tutto rallenta la tendenza al sovrappeso della popolazione, si mangia meno carne e questo è un bene, ma purtroppo si consuma anche meno frutta, pesce, latte e questo ovviamente non è un dato positivo. Stabili i fumatori, mentre aumenta il consumo dell'alcol nelle classi più svantaggiate, soprattutto fra i disoccupati e fra coloro che cercano una nuova occupazione. Diminuisce anche l'uso dell'auto privata e quindi l'inquinamento e gli incidenti stradali, ma al tempo stesso aumentano i sedentari e si fa meno sport. Per quanto riguarda i servizi sanitari, è diminuita del 3% la richiesta di prestazioni specialistiche. In generale quindi c'è una contrazione della domanda diagnostica. Anche qui nel breve periodo potrebbe non essere un segno negativo perché c'era in corso un eccesso di medicalizzazione e di esami. Alla lunga però potrebbe essere preoccupante, per esempio la riduzione che osserviamo, anche se non con dati specifici, però con informazione dai dentisti, della riduzione del numero di bambini che vanno a farsi curare preventivamente i denti, è un segno preoccupante alla lunga. Di qui la necessità di calibrare al meglio servizi e interventi nel sistema sanitario regionale. Quindi c'è un enorme sforzo di riorganizzazione per continuare a mantenere il livello dei servizi e anche tenere aperte le porte per chi nei momenti di crisi tende per sua natura, perché in classi sociali svantaggiate tendono un po' a, come dire, in qualche modo a lasciarsi andare.